buongiorno. Andate piano, ma fate presto, mi raccomando, eh. Kimicando da oltre 10 anni è il punto di riferimento per aziende e privati che cercano prodotti chimici, industriali e detergenti di altissima qualità, senza rinunciare alla convenienza. Il nostro staff altamente qualificato è a tua disposizione per fornirti informazioni e suggerimenti nella scelta del prodotto più adatto alle tue esigenze e accompagnarti nell'acquisto sia online che nel nostro store. Garantiamo un servizio di alta qualità, dalla selezione dei prodotti fino alla spedizione, affidata a corrieri qualificati per una consegna rapida su tutto il territorio nazionale. I nostri punti di forza sono la comprovata esperienza nel settore, uno staff qualificato e la costante ricerca di soluzioni e prodotti sempre nuovi per soddisfare le esigenze della nostra clientela. Kimicando lo trovi in via Calamandrei 251/E ad Arezzo e potrai consultare e valutare tutte le nostre offerte su kimicando.it. Nerozzi SRL dal 1970 realizza impianti ad aria compressa specializzata nella riparazione e manutenzione di compressori ed essiccatori. La lunga esperienza, la ricerca e l'innovazione rendono l'azienda leader nel settore. Nerozzi è assistenza e consulenza dalle progettazioni alla consegna e realizzazione. Chiavi in mano. Nerozzi SRL, via Edison 32/A ad Arezzo. Marco Caforio, Air Style, creazioni artistiche. Marco firma, un mondo colorato di acconciature. Marco Caforio e colpi di testa, acconciature unisex, via Fiorentina 113. Prenota al 370 3050 728. Eh? Ora partivi subito, non mi dici neanche niente, mi sono cambiata. Non... Cioè... ogni tanto una volta al mese almeno anch'io mi cambio, perché o non sempre. Perché... Cioè proprio te, questo assessuato, è proprio questo, non si sa niente, neanche di che parrocchia che sia. Ha detto una parolaccia. Se avesse almeno una parrocchia, uno dice, bah, ed è quella. C'è il prete che viene, che c'entra la parrocchia, l'abbiamo Parti e di subito quello che volevi dire, tanto no, con te è tempo dire? Perso. Che tempo dobbiamo perdere? No, ma te pensa che io penso, proprio del tempo, guarda, te volevo parlare. No, l'altro giorno ho telefonato a una mia amica in Val d'Aosta, ci ho detto, guarda, dico che, cara Daniela, dico che da queste parti oggi fa piuttosto freddo. Dico, siamo a zero. Dice, ma io invece penso quassù, siamo sotto uno e stiamo proprio bene. Capite che mi ha detto? E voi donne siete strane su queste cose qui, capito? Io l'ho capita, te l'hai capita. No, lo saprò che te l'avevi capita. E soffre meno il freddo. Fortunata lei che appunto, era sotto uno. Appunto, certo. Ah, l'avevi capita. Certo. No, ogni tanto c'è un neurone solo, ma qualche volta s'attiva. Ma io se stavo anche a 10-25 gradi ci stavo proprio bene, capito? Mi metto tutto nudo e con la gnoma maiuscola. Tuo sprizzo d'intelligenza da onde è venuta? Ogni tanto mi pigliano spritz. Ma no. La sera all'aperitivo mi pigliano spritz d'intelligenza. Uno spritz d'intelligenza. Ma io lo so tutte, che te lo sai che io le so tutte, no? Come dico nel proverbio, no? Se apre un portone, si chiude una porta. Per forza di vento fa riscontro. Ora, ci sarà un po' ripresi. Appunto, ci siamo ripersi. Ci siamo persi perché subito. Siamo così, no? Come le onde. Va, no. Viene. Allora, una scrollatina, vediamo un po'. No, dicevo, allora, cari signori, noi vi presentiamo
con tanto piacere, con tanta armonia, con tanta gioia, con tutto l'apparato che abbiamo. Che presentiamo? Il nostro trio, che sono, bisogna lavorare, che se no, il nostro trio che sono tre, e allora Rosario... Ma diciamo i nomi, dai. Certo, Beppe, dai, e Marco e Robi. Beppe, Marco Beppe e Robi. Robi. Certo, ma è un trio, perché sono tre, capito? Che Rosario Lambrosario le venne in tutta l'Italia del mondo. E quindi... E quindi andiamo a vedere che ora sicuramente canta Roby. No, detta così, se, sai, come sembra sai? Che non lo sa, che ha buttato una a caso. Sono no, tre. L'ho buttato a caso, perché lo devo buttare. Marco e Roby. Sì. Sei sicuro di quello che stai dicendo? Che canta Roby. Dillo più incisivo, un pochino più... Ora canta Roby. Io ho preso, Ma senza neanche quel che fai, ma dove se va? E mi sono rovinato da solo. Vabbè, ridillo con parole tue, su, dai, su, forza. Sei la partita che io dovevo su. Insegnare. Aggrappati nostri... all'unico neurone, aggrappati che è lo stretto quel neurone. Dai, su, presenta, su, dai. E poi perché ti sei vestita tutta... Fammi questa presentazione sexy, forza. Sexy. Mettici un po' delle bine. Si sexy mette, così girate va bene? Di più, girate... No, no tu... ma così, se no, se mi giro troppo, non... se mi giro così non si vede lo spazio. Non deve far vedere tutta la carrozzeria, no. Basta la fiancata. Ma infatti, guarda, la fiancata. Cioè dici, adesso canta, vediamo come lo fai cantare. Chi dobbiamo far cantare, vediamo? Fai cantare Roby, tanto per cominciare. Vedi, è quel neurone che è attivo. Allora, veniamo a noi, signori e signori, abbiamo il piacere di far cantare ma il te, nostro... Ma non mi puoi far venire così, vai avanti, veniamo a noi. Cioè, mi sembra pecoreccio troppo questo atteggiamento. Devi stare... La fiancata. Io stavo facendo una bella presentazione. Fammi vedere, vediamo te la fiancata. Ma io la fiancata, io sono sportivo. Sì, no, te c'hai la... E c'ho l'airbag. Va bene. L'airbag sportivo. Ma lo faccio proprio... Sì, come mi devo mettere, allora, fammi vedere. Signori e signori... Sì. Sente come ho la voce proprio. Ora ascoltiamo il nostro amico Roby. A me mi piace, faccio no. Io. Ecco, allora te mi la fiancata vedere. Però, forza, la facciamola fianca. Vedere. Signori e signori, adesso canterà per voi il nostro Roby. When I need you and my heart's on fire, you come to me wild and wild. Oh, you come to me, give me everything I need. You give me a lifetime of promises in a world. Language of love like you know what it means. It can be wrong. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best, better than all the rest, better.
siamo ritornati nei nostri studi, nel nostro ufficio ufficiale. E quindi cosa dobbiamo fare? Qua, Ma com'era bravo proprio a cantare? Mamma mia! Però ora ho portato un cantante. Incanta. Un grande autore di quelle. Una volta ci voleva un po' meno, bastava un fiasco di vino, ora costa un po' di più, però ha un personaggio che ha fatto la storia della canzone. Sì? Sì. Ecco, io ti parlo di non una cosa qualunque, ma di Guccini. Ah, non hai trovato uno che lo sa bene, che lo sa imitare bene? No, è trovato. Guccino. E allora, fare versi, dove hai trovato? Guccini l'ho trovato a casa sua, sono andato a casa sua, si è bevuto un bicchiere di vino, ha detto Guccino, bene, perché mi ha detto vuoi un Guccino? E io ho detto, bene un Guccino anche te, e allora sai, hai visto, un Guccino tira l'altro. Guccino tira l'altro, e poi sai, in Toscana il vino è buono, eh? No, io sono, lui non è toscano, io sono toscano. Ah, non l'hai trovato in Toscana? Quando vado in Svizzera me lo dicono tutti, mi è arrivato Rosario l'impresario, ecco. Il toscano. Capito, preciso. E quindi l'hai trovato lì con fiasco in mano, no? Oh, che c'entra col fiasco? Beh, ora mi sembra una cosa erotica, questo col fiasco a mano. Io l'ho trovato, ci siamo mangiati, bevuti. Che mai bevuti? Un cucino tira l'altro e siamo venuti. Ora, guardate come canta, ha scritto anche dei libri. I libri non li ha portati tutti perché facevano bagaglio. Facevano bagaglio, capito? Intelligentissimo. A voi cucino. Sì, a voi cucino, sentiamo un po'. Ecco, buon cucino anche te? Allo. Buonasera e benvenuti da Francesco Guccini. Allora, questa canzone voglio dedicarla a tutti i burocratici, voglio dedicarla a tutti voi, canzone che mi viene da Pavana, dal profondo del mio cuore, per voi e per i vostri amici, per voi, canzone per un'amica. Vai, vai con la base tesoro, vai. Allora, questa canzone me la immagino che passeggio tra Bologna centro e Modena. Per voi. Lunga dritta correva la strada, l'auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata. Vicino a lui sordeva, vicino a lui sordeva. Forte la mano teneva il volante, forte il motore cantava. Non lo sapevi che c'era la morte, quel giorno che ti aspettava. Quel giorno che ti aspettava. Non lo sapevi che c'era la morte. Quando si è giovani è strano poter pensare che la nostra sorte venga e ci prenda per mano. Venga e ci prenda per mano. Ha! Lunga dritta correva la strada, l'auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata, vicino a lui sorrideva, vicino a lui sorrideva. Allora, per voi grazie a tutti e vi voglio cantare un'altra canzone a cappella così. Abbassa un attimo la musica per voi, vediamo se la sapete questa canzone che voglio farvi per tutti voi, che fa così, per voi. Un vecchio bambino si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano, il sole brillava di luce non vera. L'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare, e tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo e... Grazie, vi voglio bene, venitemi a trovare a Pavana. Vi voglio dare grazie per voi e per tutti,
Fosa Cucini. Oh, oh, ma qui è sempre lo stesso imitatore. Andy Bellotti è bravissimo a fare certe imitazioni. Però lo spettacolo è così, è tutta fantasia. È tutto, sempre fantasia. Sì, ci vuole, il pubblico è preparato a queste speriamo fantasie. Speriamo che siano molto fantasiosi. Certamente, sono anche come la nostra fantasia, ma noi siamo, come dire, cerchiamo di spiegare al pubblico che la vita è una favola, capite? No, anche un po' una presa di... No, è appunto che non sia solo quello, ma che sia una favola. No, no, la mia l'ha presa, che mica faccio... No, al pubblico, no. No, mica fu l'elettricista, io faccio l'impresario. Rosario, l'impresario, e si sa, comunque... È questo, sì. Allora, dal nostro cucino, che diciamo che ora passiamo al nostro trio, perché questo trio deve diventare un trio a livello mondiale, anche di più. Ma siamo in buona strada, Ci stiamo espandendo, vanno su Marte, la Luna, Giove, ora, Venere. Marte, la Luna ancora, insomma... No, non so mai, intanto prepariamoci, perché... Sì. Vedrai che fra... Lì mi ci porti, Dove, su Marte? No, anche nella Luna. Ma mica ci sono, ci vuole le spese di viaggio su quello. Anche nella Luna. Nella Luna. A me da nessuna parte proprio, Zero, io zero. Ma che te la fa fare la segretaria? Non ti meriti niente. Bastalo, presentiamo. Allora, lo vedi, anche ha messo nella confusione. Allora dicevo, abbiamo il nostro trio e ora, adesso, in questo momento, canta il nostro Roby. No, no, non canta Roby. Non canta Roby, canta... E allora adesso, in questo momento, canta... Lo dico io perché te sei troppo confuso. Canta il nostro Marco. Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più, cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. I maschi disegnati sul metro confondono le linee di nero delle vetrine dietro ai bistro. Ogni carezza della notte quasi amo. I maschi innamorati dentro ai bar chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte quasi amo. Giacca, cosa avrei di più quando fa sera e il cuore si scatena? Mi va e sulle scale poi te lo darò quello che sento. Parlami ancora un po'. Dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox.
Cantare, bravo, il nostro zio è proprio... fantastico. Ma queste scritte tutte strane, che è una pubblicità questa, è una cosa che... No, no, ma sicuramente va... piace? Guarda che bella scritta. Sì, la do, che c'ha scritto? Non... Ma che la do? No, ma che la do? Ma come ti permetti? Ora io domando e dico non cosa... Non vedo bene del per fortuna, j'adore. Vabbè, la do, è uguale. Spero che il nostro pubblico abbia letto bene. Ora io vi faccio vedere proprio. Ecco, vi faccio vedere. Vedete bene? J'adore, non la do, non se da niente. Ma pensa te, te. Ma io non me la pigli, che problema c'è? Ma infatti, dai via te, no io. Che do via io? Ora via. E allora, ora, vedi, ora sono ballandata in confusione perché ha fatto la pubblicità. La sua pubblicità personale, personalmente, certo. E quindi... Pensavi che stavo qui a fare io. Allora, diamo la linea ora, sempre a quei ragazzi, per modo di dire ragazzi, perché a quei fantastici attori che si sono prestati al nostro gioco, diciamo così, e che si chiamano noi delle scarpe diverse. Andiamo un attimo bravissimi, a vedere che stanno combinando. Bravissimi, seguiteli. Ma prima vediamo veramente... quello che combinano, poi diciamo che sono bravi, perché come fai a sapere se sono bravi? So che già, prima si guarda. Lo so già. Lo però sei già dimmi, se uno può andare in giro con una maglietta con scritto la doio. Anche oggi nella nostra rubrica Le eccellenze del territorio parliamo di prodotti di alta qualità, prodotti del territorio, sani e genuini come una volta. Abbiamo con noi un ospite, Ottavio è un contadino del luogo. Buonasera, buonasera, grazie Lano. Ottavio, lei quindi ha un piccolo orto amatoriale. Amatoriale è un pa' de coglioni. Ma che vuol dire l'orto amatoriale? Ma piaci te a zappare amatorialmente? Ma sì, che vuol... no, non ma che imbecille. No, non si arrabbi, Ottavio, non si arrabbi. Sto solo dicendo, lei ha questa piccola produzione a chilometro zero, questo volevo dire. Ma allora sei proprio rincuglionito. Ma come a chilometro? Guarda che ti inganni. Perché io so di Arezzo, ma l'orto ce l'ho a Subiano. Sono 13 chilometri. Sì, ho capito, 13 chilometri vale chilometro zero. Non vale chilometro zero. Andate e ritorno vale chilometro 26 tutte le mattine, capito? Sì, andare e rialta. Ma senti questo Ottavio, che stia calmo, sto solo ma dicendo che discorsi che fa? Lei ha una produzione, fa una produzione a filiera corta, ok? Allora, se ti dici che è filiera corta, domattina vieni con me al distributore e lo spieghi, perché anche ieri mi hanno fatto pagare 50 euro di gasolio, sì, hai capito? Sì, no, non la filiera corta. Ottavio, non si arrabbi, sto solo dicendo, è un complimento quello che le sto facendo, cioè nel senso, lei fa una produzione biologica, biodinamica, biologica. Bio che? Biologica, nel senso che lei non gli dà niente. Ma come gli do niente? Ma Olano, ma lo sai che l'orto vuol l'uomo morto? Io do lacrime, sudore, sangue, io do ogni cosa all'orto. Sì, certo. Semmai, se proprio le si vuol dire, io faccio una produzione ogni tanto biologica. Biologica? In che senso? Perché ogni tanto mi scappa, no? Ma no, ma quando no, sono lì a mezzogiorno sotto il Ottavio, sole, con siamo il sole la terra le chiama. Ma, allora, Ottavio, poi ho finito i sinonimi. Lei ha una produzione a impatto zero e senza residui, va bene? Ma senza residui di che? Che la sera torna a casa c'ho il concio anche dietro l'uretto. Sì, sì, d'accordo. C'ho il concime, ma lo sai di che è il concime? Sì, è merda. Ho capito. Hai capito? A impatto zero. L'impatto zero te lo do con sto bastone e mezza loggia se tu la sia finita. Stia calmo. Allora, il messaggio che noi vogliamo veicolare nella nostra trasmissione è solo il messaggio che del piacere che di andare dal contadino, trovare la frutta, annusarla, toccarla, non come adesso che è tutto frenetico, e quindi un riscoprire questi valori. Ha capito? Questo è il senso della nostra trasmissione. Ma te sei più vecchio di me, ma te devi aggiornare, ma siamo nel 2023 ancora mi va a cercare ste pistoli. Ma oggi non funziona così. Ma lo scopo è questo. Ma lo scopo cioè, devi cambiare. Da lei ma e te, tocco. Te vieni proprio da punte parti, che a me tanta gente intorno a coglioni mi dà anche noia. Te mi mandi un messaggio su Messenger, mi fai un pre-order. Come e se fa tutto online. Faccio un pre-order? Mi fai un pre-order, mi paghi con PayPal e io te mando in giornata, ti faccio arrivare in delivery. Ma come delivero? Ma sono qui, ti sto dicendo che faccio una trasmissione sul chilometro zero e delivery. Dici meglio Glovo? Ma che Glovo? Ma cioè, non ci può penso, ci penso. No, no, penso. Si taglia, dai, giù. Ma oh, senti che ragiona, ma farò come mi pare, Olano, ma è qui, Ha visto? Hai visto? Sono bravi, sì, aveva ragione che sono bravo, veramente sono bravo. Adesso però c'è il nostro trio che loro ingalza. Sì. Non so che scegliere, ma il trio è il trio. Ma ora sai che c'è il trio?
c'è quello che piace a te, cioè il nostro Beppe che canta. Affascinante, guarda, prendo una sedia, mi metto lì in prima fila, ta, proprio là, appiccicata, a guardare. E ma poi, vai, guarda, dietro la televisione. Ho fatto anche la scritta in onore, J'adore. Allora è quello a Beppe che ci scrivi la do. No, la do. J'adore. Vabbè, come tu dici te. Ma lui è più intelligente di te, capirà. Capirà nel profondo. Ma io si capisce in fondo, anche lui. Io lo capisco che lui possa in fondo. Taretta, fai una presentazione decente se puoi. Cantano il nostro Dio, canta Beppe. A me così mi piace. E allora fagliela secche, sì. E gliela posso fare io. Certo. Signori e signori, ora canta. Beppe, non ti confonde, che dopo non canti bene. Non te, lei te frega questo fatto. Ma già confuso con questa J'adore. Va bene, signori, ascoltate il nostro Beppe, che è fantastico. E lasciamo perdere questo sciagurato qui. Avanti. Stasera fa vedere una cosa che a me mi dà un piacere infinito, girando per l'Italia, per il mondo. Io a un certo punto mi sono trovato un personaggio che ho detto: te deve venire nella scuderia di Rosario l'impresario. È una cosa che proprio, ma voi non ci crederete nemmeno, per la gioia di tutti i bambini, anche quelli un po' più cresciutelli, che comunque sono stati bambini, io vi voglio presentare Sbirulino. Ma proprio ecco che bellezza! Ciao Sbirulino! Il nostro Sbirulino! Dove deve guardare lo Sbirulino? Guarda Sbirulino, se sì. Guarda là dentro ci trovi tutti i bambini! Ah, tutti i bambini piccolini! Ciao bambini piccolini! È tornato, io sono tornato! Se guardi qua dentro ci sono quelli che erano bambini un pochino prima! Questo è più interessante questo di qua, Che te sei un bambino? Sono stato anch'io bambino, non mi ricordo bene quando, però... Che capelli come il signore... No, quelli già andati via, sono cresciute... Sono venuta qua, no?
perché mi piacerebbe ormai quest'anno un po' tardino, però vorrei andare a Sanremo, il signor Madeus, che vorrei conoscere il signor Madeus. Ma te lo faccio conoscere, speriamo c'è ancora il signor Te lo faccio conoscere io, non ti preoccupare. Ma perché... c'è la tartarughina, eh? Sì, ma lascia perdere questa tartaruga, che lo so che sei animalista, ci piacciono gli animali, e ora fai bene. Il Berlino ama tutti, grandi, piccini, animalini, formichine, sì, vabbè, l'elefante, anche le elefantine. Sì. Questi giovani sono, non li fermi nemmeno se però dicevo Spirolina, ascoltami a me, ora noi dobbiamo fare un po' di spettacoli per i paeselli, per le cose, e poi ci porta perché? Devo andare a fare lo spettacolino con te, fai vedere se tu sei bellino. No, che devi vedere, che mi stai girando intorno, no, ma non puoi fare questa cosa. Spirolina, stai fermo. Non mi sembri tanto bellino da fare qualche spettacolino. No, io non sono... Non mi piace questa cosa. Come non ti piace lavorare con Rosario l'impresario? Sì, perché il Rosario è poi ti compro le caramelle. Portare il prossimo anno da Badeus. Allora te lo prometto che ti porto a Sanremo, va bene? Per il momento siamo in questa bellissima trasmissione, si chiama? Salute. Come si chiama questa trasmissione? Dove Canzoni siamo? E cabaret. Dice saluti. Bellissimo cabaret. No, bellissimo cabaret. Saluto come ti dico io, no? Saluto tutti. Saluto tutti. Voi che guardate. Caro Sbirulino, vi saluta tutti. Voi che guardate. Canzoni e cabaret. Canzoni, cabaret. Non cabaret, perché mi confondi la parola? C'è un ambiscio da solo. Dice come si canzone e cabaret. Va bene, capite che anche te. Ma questo programma chi c'era che cantava? Mi hanno detto che c'era un trio famoso. Dimmi di questo trio, chi è questo trio? Io sono curiosa di sapere questo trio. Questo trio sono tre. È un trio di tre. Tre. Che c'è Beppe, Marco e Roby. E qual è quello più bellino che ha la tartarughina? Io non lo so che animali c'hanno. Si tratta dell'animale, non fare. Mi pareva perché, Beppe. Perché te sei scusa, un pochino invidioso perché tu non hai la tartarughina? A me Beppe mi sembra che mi ha detto che c'ha il furgoncino e c'ha un gatto, però non sono sicuro. Però mi saluti il pubblico, quelli dei bambini, sì. Salutali tutti. Dobbiamo andare a casa allora a quest'ora? Bisogna andare tutti a letto a dormire? Sarà un po' tardi, è meglio che andiamo a letto. Sì. Vabbè, allora, ciao bambini, un saluto grande grande dal vostro Sbirulino. Non vi preoccupate, è uno Sbirulino un po' strano, ma poi la destra per bene. Perché lo Sbirulino si è modernizzato, basta, con tutte queste cose vecchie, vecchie. E lo Sbirulino è fatto... Vabbè, saluterò io i miei bambini cresciutielli. Sì, saluto il bambino i bambini. Bambini cresciutielli, se tra di voi c'è un bambino cresciutello col capello un po' lunghino, con una tartarughina e una gabina un po' lunga, cercate Rosario, l'impresario, che lui sa tutto di me, sa tutti i miei numeri. Soprattutto senza gatto, perché sennò tocca tenerla a me. Gatto, Chimicando da oltre 10 anni è il punto di riferimento per aziende e privati che cercano prodotti chimici, industriali e detergenti di altissima qualità, senza rinunciare alla convenienza. Il nostro staff altamente qualificato è a tua disposizione per fornirti informazioni e suggerimenti nella scelta del prodotto più adatto alle tue esigenze e accompagnarti nell'acquisto sia online che nel nostro store. Garantiamo un servizio di alta qualità, dalla selezione dei prodotti fino alla spedizione, affidata a corrieri qualificati per una consegna rapida su tutto il territorio nazionale. I nostri punti di forza sono la comprovata esperienza nel settore, uno staff qualificato e la costante ricerca di soluzioni e prodotti sempre nuovi per soddisfare le esigenze della nostra clientela. Chimicando lo trovi in via Calamandrei 251/E ad Arezzo e potrai consultare e valutare tutte le nostre offerte su chimicando.it. Nerozzi SRL dal 1970 realizza impianti ad aria compressa specializzata nella riparazione e manutenzione di compressori ed essiccatori. La lunga esperienza, la ricerca e l'innovazione rendono l'azienda leader nel settore. Nerozzi è assistenza e consulenza dalle progettazioni alla consegna e realizzazione. Chiavi in mano. Nerozzi SRL, via Edison 32/A, ad Arezzo.
Marco Caforio, Air Style, creazioni artistiche. Marco Firma, un mondo colorato di acconciature. Marco Caforio e Colpi di Testa, acconciature unisex, via Fiorentina 113. Prenota al 370 3050 728.